si sostiene che in modo deliberato avrei omesso di controllare ed ignorato inadempienze della società. E perché? Perché non è venuto qua? Il vantaggio mio è quello della soluzione positiva. È l'unico, mia attività è stata quella di cercare di togliere i rifiuti da mezzo alle strade, e a volte era difficile toglierli, non solo per, dice l'ordinanza, responsabilità di impregino e di dare la stessa magistratura, ma anche perché io aggiungo, in tante circostanze c'era un partito del no a ogni cosa. Del no al termovalorizzatore, del no alle discariche, del no al compostaggio, del no alla trasferenza, del no a tutto. Di questo partito non è altro. Io ho sempre fatto parte del partito del sì, sia la raccolta differenziata, di sia gli impianti industriali, di sia le discariche, di sia il termovalorizzatore. Sempre fatto parte del sì. Il che non significa, l'ho pubblicamente detto in interviste, l'ho detto nella sede più autorevole e impegnativa che era professore parlamentare, quindi è un'altra responsabilità politica. Però me li sono assunto, me li assumo. Semmai non pare in questi tempi il problema è tanto quello di discutere se io ho responsabilità, semmai il problema è che sembra che ce l'ha. Che sei il commissario in questo momento, che ero io il commissario un anno fa, che ero io il commissario due anni fa, che ero io prima di Bassolino. Quindi non mi sembra che sia tanto in discussione che ci siano mie responsabilità politiche, le mie responsabilità, pur essendo stato un partito del sì, del non essere riuscito, perché è una responsabilità mia, in una fortissima lotta contro il tempo, a tenere assieme unite la costruzione dei termovalorizzatori, dei 7 CDR, mi piacere che l'ho fatto. Meno di 2 anni ho fatto 7 impianti di CDR. Ma non essere riuscito da partito del sì a far coincidere tutti i sì. Non so se è chiaro. Si sostiene che fin dall'inizio ci si poteva accorgere che l'offerta di FIBE non era tecnicamente corretta. Si vedrà nello sviluppo della vicenda giudiziaria. Certo che io non c'entro nulla. Perché ci sono stati bandi di gara, istruttorie ministeriali, commissioni aggiudicatrici con vari esperti, tra questi anche esperti ministeriali. Io non ci sono arrivato quando il bando di gara era stato fatto, la gara era stata fatta e la gara è stata aggiudicata.
Se si sostiene che ci si poteva accorgere, io non ho i rimedi. Se la legislatura persa, la legislatura in questo caso il CIP persa, che ci si poteva accorgere fin dall'inizio che l'offerta FIP è tecnicamente non corretta, mi domando, allora ci sono rilievi da fare per quelle fasi? Sono stati fatti? Io ci sono. La cosa che lascia perplessi è che in 14 anni le discariche non si sono volute, quelle che c'erano sono state chiuse e poi vediamo come reagisce la popolazione lì della discarica di Pianura. Gli inceneritori non se ne parla neanche, i termovalorizzatori non sono stati costruiti e mentre in tutto il resto d'Italia la questione rifiuti è stata risolta anche brillantemente, chissà come mai soltanto in Campania, a Napoli, il problema non è stato neanche affrontato. Io ho sentito tutti gli interventi, ciascuno ha le proprie scuse, i propri torti, però non esce l'assassino, non si sa chi ha permesso che in Campania e a Napoli non si provvedesse a distruggere i rifiuti nel modo adottato in tutte le altre città italiane.